9-11 minuti, eccoci Mario, ancora 20 minuti assieme. Mario, mamma ecco. Mia, tanto tempo, insomma, per ripetere però gli stessi concetti, perché ieri poi la contestazione a Zanonato, al ministro dello sviluppo economico, è arrivata dal ceto produttivo, da quei commercianti che, ti ricordi, avevamo dato i numeri proprio il giorno prima? Sì. Stanno vedendo 21.000 esercizi commerciali chiusi dall'inizio del 2013. Sì, stanno vedendo la fine del loro lavoro sostanzialmente. Sono... se tu gli metti pure addosso l'aumento dell'IVA, i fallimenti sul Sole 24 Ore che tiene il contatore della crisi, i fallimenti, quindi non solo, sono fallimenti veri e propri, 6.914 fallimenti del giorno, 74. Il Sole 24 Ore tiene questo boxino, ogni giorno fa le società di capitali. Sì, invece sono i negozi, sì, di cui stiamo parlando, i negozi sono società commerciali, non di capitali, quindi non hanno il fallimento vero e proprio, però la difficoltà sta nel, insomma, quando, ripeto, 21.000 esercenti chiudono, è un numero impressionante, insomma, oggettivamente è un numero che c'è, difficilmente sostenibile. Ne parliamo con il presidente della Confcommercio di Roma, al quale diamo il buongiorno, Giuseppe Roscioli. Roscioli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E appunto Mario Adinolfi stava ricordando i numeri, 21.000 società, attività commerciali che da inizio anno appunto hanno dovuto chiudere, la situazione è grave. Io farei riascoltare, Mario, se sei d'accordo, anche a Giuseppe Roscioli il pezzo di ieri in cui Zanonato annuncia di non poter... Giuseppe Roscioli era tra quelli che fischiavano, dico bene Roscioli? Io ero presente, quindi... Risentiamolo. Essere qua e potervi dire non aumenteremo l'IVA. Non è che non lo voglio fare, è che non lo posso in questo momento fare. Si tratta... E questa reazione dice tutto, Roscioli. Come siamo messi? Ma come siamo messi? Indubbiamente sì, è importante questo fatto dell'IVA, ma non è che sia fondamentale, nel senso che qui il problema vero è che dobbiamo ridare fiato alle famiglie, ai cittadini, ai lavoratori, altrimenti la domanda interna di cui il paese si nutre da questo punto di vista sta in alcuni settori a -30-40%, quindi insomma sì, sicuramente in questo momento l'aumento di un punto dell'IVA non può che peggiorare la situazione, ma non è che se non la facciamo risolviamo il problema, anzi. Questo è il problema vero. Cioè, ma quali sono i settori che stanno pagando di più la crisi in questo momento? Ma sicuramente le costruzioni, sicuramente quindi le case, eccetera, sicuramente l'abbigliamento, calzature, tutto ciò che, diciamo, una persona può evitare, ma addirittura anche l'alimentare, che è un bene normalmente a domanda piuttosto rigida, non è che sia così flessibile come le altre. E anche lì si fanno sacrifici, si compra meno, si compra una qualità minore, quindi l'importo dello scontrino è comunque inferiore, magari anche a parità di quantità, di peso, di beni, diciamo, però lo scontrino è inferiore, quindi le aziende fatturano meno e quindi poi sono costrette a licenziare piuttosto che a ridurre il personale con altri sistemi. Quindi ecco, però io credo che la situazione oggi non è più l'1% in più, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, sì, sono tutti fattori che possono peggiorare o leggermente migliorare la situazione, ma non ne usciamo se non prendiamo, come ha detto anche ieri il ministro del lavoro, dei provvedimenti shock. Allora sì che si può cominciare a pensare di poter risolvere o comunque migliorare la situazione generale del paese, perché questo qual è il suo provvedimento shock che lei per esempio potrebbe aspettarsi? Mario Adinolfi continua, e io sono d'accordo, insomma, continuiamo, ma l'idea è la sua, di che bisogna intervenire sui tre settori che compongono il welfare, e quindi tutto quello che è sanità, tutto quello che è l'istruzione, tutto quello che sono anche le pensioni, soprattutto le pensioni quelle più grasse, più grosse, la previdenza che garantisce per esempio anche chi truffa l'istituto di previdenza sociale, come i falsi ciechi per esempio scoperti a Roma e che sono sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Cosa si aspetta invece? Perché il problema è che non ci sono i soldi, ok, per fare la riforma, per prendere un provvedimento shock. Secondo lei dove... Ci sono i soldi, e bisogna anche fare in modo di ritrovarli. È chiaro che non nascono sugli alberi, bisogna fare risparmi. Adesso a me risulta un po' difficile pensare
perché su 900 miliardi di spesa pubblica non si riesca a risparmiare il 2%, le aziende risparmiano il 40% in questo momento, allora perché non c'è la volontà di farlo, ma senza dover licenziare, senza dover fare delle situazioni drastiche, ma solo razionalizzando la spesa. Il problema è che nessuno lo vuole fare, perché ci sono tutte sacche di potere e di competenza che nessuno vuole andarci a mettere le mani, perché si tratta di lavorare su se stessi, come quando c'è stata la legge sull'autoriduzione dei parlamentari, nessuno l'ha votata, ma è chiaro, se affidiamo a chi controlla il fatto di essere controllore e essere controllato, è chiaro che non lo fanno, però non ci prendiamo in giro su questo discorso. Adesso anche i 40 falsi ciechi sicuramente è un fatto negativo, ma non credo che possano risollevare il paese se non prendiamo delle azioni forti. E anche qui sul lavoro io ho letto qualche azione che vogliono fare sulla riduzione del pagamento degli oneri previdenziali solamente sui contratti a tempo indeterminato, ma questa azione non avrà nessun risultato, ma lo sappiamo già da oggi. Io sono imprenditore, non assumerei mai a tempo indeterminato oggi, mai, ma nemmeno con lo sgravio. Allora bisogna fare, a mio giudizio, dei provvedimenti a pacchetto, 24 mesi lavoro a tempo determinato senza oneri previdenziali a pacchetto chiuso, tanto oggi c'è l'emergenza, fra 2 anni magari non c'è più. Allora voglio dire, oggi c'è un'emergenza, allora ma chiedete agli imprenditori, sono disposti a assumere a tempo indeterminato con uno sgravio del 30, 40, 50%? Assolutamente no. E allora di che stiamo parlando? Non c'è la volontà di fare le cose, perché se ci fosse la volontà io sono sicuro che gli imprenditori farebbero tutto questo. Allora anche su questa questione, ci sono molte aziende sane in Italia, molte aziende sane, ma non investono, perché in questo clima di incertezza, ma nessuno investe, tantomeno gli stranieri. Quindi non pensiamo che gli stranieri e gli italiani possano ricreare economia in uno stato di incertezza che non si sa quali tasse dovremmo pagare fra 6 mesi e che se ci saranno nuove tasse o meno tasse. Ma in questo clima una persona investe? Ma io assolutamente non investirei. Allora, al di là di tutte le altre cose, questi provvedimenti soft che possono essere presi più che una propaganda politica che per risolvere le questioni serie del paese, ma se noi non mettiamo mano a una razionalizzazione della spesa pubblica dove un 2% vale più di 16 miliardi e ci consentirebbe di fare tutte queste manovre, quindi l'IVA, quindi anche il welfare sulla mobilità eccetera, ma anche qui bisogna avere il coraggio di fare certe scelte. Adesso io non è che voglio fare il politico, però no. Sicuramente a me risulta difficile pensare che lo Stato paghi delle persone per stare a casa senza fare niente, e mi riferisco per esempio alla cassa integrazione, quando queste persone sono abili e potrebbero lavorare per esempio 4 ore anche nell'azienda stessa che l'ha messa in mobilità per aumentare la produttività. Ma perché noi dobbiamo andare avanti sempre per schemi predefiniti, antichi, vetusti, quando invece c'è un'emergenza del paese? Ma allora secondo me dobbiamo avere coraggio di fare cose nuove, ma cose che servano effettivamente a poter produrre di più, ad aumentare il PIL. Allora, ma anche i lavori sociali, anche altre cose, io non lo so, trovo difficile da pensare che in un momento come questo si paghino, lo Stato paghi delle persone per stare a casa senza fare niente, e che, diciamocelo francamente, normalmente poi una buona percentuale di questi si trova un secondo lavoro in nero. Allora io credo che sia arrivato il momento di gettare giù le maschere e di cominciare a pensare alle cose serie. E quindi ci vogliono certi provvedimenti, devono essere presi, ma devono essere presi anche seriamente, e non ci illudiamo che questi palliativi che io sto leggendo sui giornali possano dare un contributo serio in un momento di crisi. E l'altro, credo che ormai se ne parli tutti quanti, sono d'accordo eccetera, se non facciamo una vera iniezione di liquidità nel sistema, quindi con il pagamento delle pubbliche amministrazioni, che francamente ho ascoltato una trasmissione l'altro giorno che veramente dicevano, ma se un cittadino non paga una tassa gli viene dato un reato penale, gli viene messo il pignoramento sulla prima casa, gli vengono messe le ganasce alle automobili, va su una lista nera sulla quale non può più accedere al credito, e se la stessa cosa lo fa lo Stato, noi non possiamo fare nulla, neanche fare un'azione legale
nei confronti dello Stato. Beh, io credo che questo sia inaccettabile, è veramente inaccettabile. Discorso se... comprensibile. Chiedo a Mario se ha delle curiosità, perché poi il tempo ovviamente è tiranno, quindi certo, Mario scusatemi, se... ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Volevo solo sapere se il Confcommercio è stata convocata a qualche tavolo rispetto al decreto del fare, diciamo così, ci sarà un confronto col governo da questo punto di vista? Sì, sì, beh, le parti sociali sono state convocate, Confcommercio anche come Rete Impresa Italia è stata convocata a livello nazionale, e quindi noi tutte le nostre proposte le abbiamo fatte, anche ieri sono state fatte, solo che effettivamente io mi rendo conto che è difficile poter pensare di fare delle cose eccezionali in un momento di emergenza con una mentalità purtroppo classica, tradizionale, in cui si fanno quelle azioni che tutti quanti, che per 50 anni sono state fatte, insomma, ecco, forse oggi dobbiamo pensare a ragionare in maniera un pochino più coraggiosa, ma io però ripeto, solo per una questione di emergenza, sono provvedimenti che possono durare un anno, due anni, non è necessario che siano per tutta la vita, però noi l'emergenza ce l'abbiamo adesso, noi ci abbiamo, quanti milioni abbiamo di giovani per strada, ma è possibile che non riusciamo a trovare un sistema a costo zero per poterli farle lavorare? Io non credo che sia così, francamente. Certo, se dobbiamo fare tutte le trafile con l'assunzione ordinaria, con il pagamento dei contributi e poi tutte le regole su il tempo determinato, il tempo indeterminato, i 60 giorni, i 30 giorni, ragazzi, ma dove andiamo con questa storia? Basta, dobbiamo mettere, secondo me, almeno per 24 mesi un sistema di lavoro completamente aperto e poi dopo vediamo, facciamo 6 mesi di prova, se poi vediamo che la cosa non va, cambieremo, però se non abbiamo il coraggio di farlo, io credo che non andiamo da nessuna parte. Grazie Roscioli. Grazie buona giornata, buon lavoro. Mario.